voglio sapere se Beppe Grillo vuole un'Italia antifascista o un'Italia che strizza l'occhio ai fascisti di Casa Pound, quegli stessi fascisti che sono intervenuti con un'irruzione verbale e fisica per interrompere la manifestazione politica di Sandro Ruotolo. Con chi sta Beppe Grillo? Lo voglio sapere, lo pretendo e lo pretendono gli elettori. E voglio sapere da Beppe Grillo se vuole un'Italia solidale che riconosce i diritti degli immigrati o vuole un'Italia xenofoba che dice le cose che Beppe Grillo ha detto, dove dice che la cittadinanza ai figli di stranieri nati in Italia è senza senso. Noi lo vogliamo sapere, è una distinzione importante. Noi siamo dalla parte dei migranti che vengono in Italia per lavorare, dei migranti onesti, ed è per questo che vogliamo abolire la legge Bossi-Fini, che è una legge criminogena che ha riempito le carceri di migranti. E io da Beppe Grillo voglio sapere se sta dalla parte della magistratura che in questi giorni persegue i mafiosi e i corrotti o sta dalla parte di chi ha paura della magistratura, come lui ha detto, esattamente al pari di Silvio Berlusconi. Anche questo dobbiamo saperlo. Perché, caro Beppe, hai detto di avere paura della magistratura? Perché ha detto che la mafia non ha mai strangolato i suoi clienti e si limita a prendere il pizzo, si limita. Che coraggio ha di dire questa cosa quando ci sono uomini come Libero Grassi che sono stati uccisi dalla mafia per opporsi al pizzo della mafia? Che coraggio! E noi vogliamo sapere qual è la posizione di Beppe Grillo rispetto a quel suo candidato in Sardegna, Francesco Perra, che ha detto di non immaginare unioni fra omosessuali perché a questo punto dovremmo pure fare sposare gli animali. Che ne pensa Beppe Grillo di questo paragone fra animali ed omosessuali? Cosa ne pensa? Vogliamo sapere.